Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video di Euro Truck Simulator 2, pronti a riprendere da dove ci siamo lasciati, ovvero dopo il nostro arrivo a Corugna, pronti per andare a consegnare questo diesel da Corugna a Coimbra in Portogallo. La nostra avete capito, no? Il nostro obiettivo era quello di poter andare in Portogallo, ok? Porca Il nostro obiettivo era andare in Portogallo, abbiamo trovato una consegna che può andare in Portogallo, facciamoci questi 40 km per andarci a prendere il carico. Questo... Madonna, se non si vede un cazzo comunque. Tenersi a sinistra. Sì, allora siamo arrivati praticamente. Vai così. Ok, ci carichiamo questo carico di diesel e ce lo andiamo a portare in Portogallo. 40.000 euro non sarà tantissimo, però giusto per andare in Portogallo e vedere un attimo. Comunque fanno tutte queste strade dove al centro ci sono questi muretti che sono di un pericoloso imbarazzante. Prepararsi a voltare a sinistra. Vai, apri. A sinistra. Ok, a sinistra di qua. Madonna, 70 cancelli, oh. Ma che abbiamo finito? Lei signorina veramente però non capisce niente, se lo faccio dire. Vai. Lavoro autonomo. Diesel, sì, questo qua, anche perché il carburante fino in Romania non mi... Cioè, sì, a Craiova, no, sì, Craiova. Diesel a Coimbra. Vai, 400 km, questi sarà molto scialli. Ora, dov'è il nostro carico? Qui sulla sinistra. Eccolo qua. Ah, la Eni. Interessante. Mi sembra giusto. Quindi vai così. Orca puttana, troppo. Vabbè, ho capito. Questo c'ha veramente lo stacco della frizione. Questo camion che è veramente imbarazzante. Lasci un po' di più il piede dalla frizione si spegne pure l'anima. Ok, agganciato, perfetto. Vediamolo un po', eccolo qua. Il nostro Eni. Vai, possiamo andare. Vai, let's get it. 400 km da fare. Vediamo che se riesco, magari queste vi faccio anche nessun taglio. Dipende quanto ci mettiamo. Dai però, su. Voltare a destra. Ci mettiamo un po' a partire, ma penso che una volta che siamo lanciati poi... Allora aspettiamo qua che la sbarra devono alzarci. Grazie amico mio. Vai. Perfetto. Ok, 400 km da fare. Quindi mettiamoci in marcia con tranquillità, con leggiadria. Però metterla in quarta, diamo un po' di giri a questo motore, perché altrimenti qua restiamo piallati. Attenzione a questa rotonda, che non è rotonda ma è ovale. Questo camion dovrà andare a destra, vero? Ma se noi siamo un po' più rapidi e facciamo così, riusciamo ad uscire prima di lui. Perfetto, ce lo leviamo subito di mezzo. Allora, questo è l'ultimo viaggio che faremo con questo camion. Poi ci riprenderemo il nostro Scania e assumeremo un autista a cui daremo questo camion. Quindi... Quindi vai così e poi piano piano compreremo anche... Porca di quella puttana! Stavo per fare il danno, mi stavo per cappottare malamente per evitare il muro. Vacca boia! Allora, dicevo che assumeremo un autista, daremo questo camion, perché noi dal prossimo riprenderemo lo Scania. Poi, visto che abbiamo già anche eventualmente un bel gruzzolo, dopo un altro 1/2 episodi, eventualmente potremmo pensare di comprare... Devo uscire a destra. Di comprare un altro camion. Inizieremo a prendere qualche Iveco per ingrandire la nostra flotta. E assumeremo anche un altro autista. Ovviamente noi quando compreremo poi un Iveco, 2-3 viaggetti ce li faremo anche noi, giusto per provarlo, perché almeno... Che fai? Non lo provi? È certo che sì che lo provi. Giusto per provare qualche altro tipo di camion. E vedremo un po' cosa fare.
Ok, intanto noi ci mettiamo in marcia a cercare di spingere il più possibile. Cerchiamo di macinare chilometri qualora riusciamo. Mi sembra che questo rimorchio è più pesante del doppio rimorchio dello scorso episodio. Perché sì, mi sa di sì, perché quell'altro era 5 tonnellate di fiori in vaso. Qua mi pare che siamo un po' più pesantucci. Vorrei vedere, ma non mi ricordo il tasto. Non ci sono messaggi. F6. Eh sì, 25 tonnellate, effettivamente. Sono giusto quelle 20 tonnellate in più, eh. Ma giusto così, per dire. Proprio bazzeccole. Ok, allora, casello. No, il casello è dall'altra parte, quindi a noi non ci interessa. Tra poco si farà anche giorno, io mi auguro, anche perché mi sono abbastanza rotto le palle di viaggiare di notte. Sapete com'è? Vai, allora facciamo così, nel caso ci vediamo quando si è fatto giorno. Sì, dai, facciamoci che ci vediamo quando si è fatto giorno. Allora, occhio qui al casello, mamma mia, guarda che sorpasso da panico che vi ho fatto. Apri la sbarra, maschio! Vai, apri la sbarra, maschio! Che siamo veramente con una fretta che levati proprio! 280 chilometri. Vai! Vai, prendi velocità, camioncino! Prendi velocità, sì! Mettila in ottava però prima della decima, va, perché qua il peso si fa sentire, è bello consistente, quindi... Abbiamo bisogno di prendere un po' più di giri prima di poter aumentare marcia. Allora, eventualmente dovremmo anche poi rifermarci per fare il rifornimento. È probabile che dal prossimo episodio però, se riprendiamo lo Scania, ci ritroviamo direttamente di nuovo a Bilbao, al nostro garage in Spagna. Che, vabbè, potrebbe non essere poi neanche troppo male, effettivamente, sai? Penso proprio di no. Però, vedremo. Vedremo. Questo lo scopriremo strada facendo, vedrai. Allora, sì, va bene. E chi si sposta? Io rimango qui per la mia strada a fare cose, a macinare chilometri, sperando che si faccia giorno il prima possibile, perché mi sono abbastanza rotto della notte. Già con i lampioni è un po' diverso, c'è un po' più illuminazione, ma quando becchi quelle strade dove non c'è un filo di illuminazione, è un po' una rottura di maroni di dimensioni bibliche, abbastanza imbarazzanti. Ok, iniziamo a rallentarla un po'. Metti la freccia, giusto perché ogni tanto, per vedere se funzionano. Noi le frecce di solito non le mettiamo mai, ma è giusto per vedere se funzionano, giusto per ricordarci. Mi raccomando, voi ragazzi per strada, utilizzate le frecce, perché io, nella realtà, quando becco quelli che non usano le frecce, gli tiro dei bestemmioni contro che voi veramente neanche immaginate. Che il Signore scende dal cielo, viene da me, mi dà la mano e mi dice: bravissimo, congratulazioni, hai vinto il primo posto al premio delle bestemmie. Però se lo meritano, perché se non metti la freccia sei veramente un coglione. Ma noi qui, ovviamente lo sapete, guidiamo in modi un po' poco consoni alle regole stradali, quindi voi mi raccomando fate i bravi, guidate con prudenza, con tranquillità, non fate come Franco Erzazzichiaro che ha dei passati corsaioli con il camion, quindi sa governare questi mezzi potentissimi. E anche perché lui c'ha gli agganci con la polizia, la malavita, quindi ogni tanto prendere delle multe. Qui vedi si sono inciafroccati, perché non si parla di Franco non si sarebbe mai inciafroccato contro altre macchine, nel senso sì, però non si sarebbe mai fermato, perché tanto lui sa che dice: vabbè, tanto l'assicurazione paga, la polizia sa che tanto eventualmente se faccio danno e non mi fermo sono io, quindi sanno dove ritrovarmi, paga i danni, paghiamo i danni, ci mandano la fatturina a casa, però noi almeno non perdiamo tempo durante il viaggio per andare a consegnare la nostra merce. Stiamo per raggiungere di nuovo il casello per uscire da questa strada a pedaggio, sono proprio curioso di vedere poi quanto dovremmo pagare, e vediamo un po', basta un po' la radio, attenzione al guardrail perché gli ho fatto il pelo. No, non posso infilarmi, adesso sì. Vai.
Vai, 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 Geodis, vai, Geodis. Ah no, inizio adesso dalla strada a pedaggio, quindi l'abbiamo... Prima eravamo usciti, abbiamo camminato in una strada non a pedaggio. Allora, possiamo togliere gli abbaglianti adesso, visto che... Metti la freccia, vai, dietro la Golf. E andiamo subito di sorpasso. Vai! Vai! Accelera! E ottava! E vai così! Forza, 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 forza! Allora, questo viaggio ci dà poco, effettivamente, vero? 20.000 euro, 21.000 euro, mamma mia che barbonata. Vabbè, era giusto per andare in Portogallo, che tanto alla fine, sostanzialmente per 400 km, 20.000 è nella media, cioè nello standard, generalmente. Ma i fari li posso spegnere? Sì, tanto, che cazzo servono più? Si vede tutto. Guardalo qua, il nostro rimorchio della Eni. Le, easy. Vai. Stiamo perdendo velocità perché siamo in salita, vero? Allora rimetti in ottava. Pompa questo motore, perché la velocità dobbiamo guadagnarla, non perderla. Perché se perdiamo velocità non arriviamo mai. Quindi vai, adesso che becchi questo tratto minimo in discesa, approfitti, lo mandi su di giri, metti in decima e vai. Una volta che siamo lanciati, 25 tonnellate di diesel, non li fermi neanche. Se apri il paracadute, butti l'ancora e preghi il Signore in aramaico antico. Però per il momento mancano 140 km alla nostra destinazione, l'importante è quello. Ovviamente questo viaggio dei 400 km, come vi ho detto, vi avrò fatto sicuramente solo quel taglio durante le fasi notturne, anche perché sono abbastanza brevi. Generalmente quando vi faccio qualche taglio è perché appunto abbiamo quei 1300-1400 km da fare, dove io registro 50 minuti barra un'ora, e ovviamente non posso mettervi un video di un'ora, quindi cerco sempre di ritagliarvi quei 20-30 minuti, anche se generalmente sono sempre meno di 30 minuti, facciamo quei 20-26 minuti, 25 minuti, che più o meno nella media ci sta per un viaggio di Euro Truck Simulator 2. Allora, attenzione, qui però c'è il casello, sorpassiamo il pullman. Vorrei andare anche prima di questo camion. Le, tiri la staccata, vacca boia, mi sa che non è il telebus questo. Mi sono fatto inculare dal fatto che c'era il camion. Lo sai, mi sono fatto inculare, bastardi maledetti, bastardi maledetti che ti fregano male, ti fregano. Dovevo andare un pelo più largo, dai, paga, paga, paga questi 21 euro, dai, dai. Dai, dai, madonna, lo stacco della frizione è imbarazzante di questo camion, su! Vai! Vai! Madonna, come stacchi leggermente un po' di più il piede dalla frizione, si spegne tutto. Dovremmo eventualmente poi trovare anche un distributore, perché il carburante inizia a... Porto, ok, bene, siamo a Porto. Vabbè, in Portogallo ci siamo entrati e questo l'abbiamo intuito, perché siamo a Porto. Però... vai, vai, mettila in decima, anzi mettila in ottava che è meglio, visto che il peso è considerevole alle nostre spalle. Ok, vai, un po' di discesa che ci ha favorito la spinta. Distributori per il momento non li vedo. Intanto evitiamo questi per sicurezza, in modo da non dover trovare anche un meccanico. Un treno che passa. Follow the train, CJ! Follow the train! Va bene, questi qua così, ricordi del Vietnam. Intensifies. 110 km alla nostra destinazione. Va bene. Vabbè, tutto sommato sta andando bene. Godiamoci un po' questo paesaggio di Porto, che per il momento mi sembra... Madonna, guardalo come si imbarca dietro, che madonna, a vederlo così è veramente di un pericoloso. Mi metti questa visuale, va. Occhio. Vai, vai, largo, 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 per non stringere troppo la curva. Vai, così. Ah, però stiamo passando on the bridge. Rimetti però sempre la visuale, perché altrimenti facciamo danno. Vedo del traffico comunque io, c'è del traffico imbarazzante. Noi all'esterno, all'esterno di percorrenza. Tanto adesso dobbiamo girare a destra, quindi mettiamoci in quarta corsia, pronti per l'uscita. Vai così, vai così, vai così. Sorpassiamo tutti quelli che possiamo finché possiamo. Anche la macchina, gli tiriamo la staccata da panico.
Vai, 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 vai. Siamo dietro DNT qua. DNT, che cos'è? La versione spagnola-portoghese di TNT? Sono perplesso. Sono perplesso. Va bene, potrebbe essere, chi lo sa. Noi non ne siamo a conoscenza. Allora, c'è il casello, questa volta andiamo al telepass. Quindi buttiamoci sulla destra, eventualmente, in modo da... Vai. Sì, maschio, guarda, ti tiro la staccata da panico. Mamma mia. Vabbè, ma qua si fermano comunque, però. Ma com'è possibile? Non mi dica il telepass era questo qua a fianco. Vabbè, ma veramente il signore, allora vede che è veramente un birichino farlocco. È un birichino farlocco. Ma porca puttana maledetta. Niente, non ci riusciamo più. Non riusciamo più a beccare i telepass. Ma è clamorosa questa cosa. Va bene, 95 km al nostro arrivo. Vediamo un attimo di sviare questo traffico qua davanti, che lo vedo. Lo vedo bello. No, qua c'è strada libera. Vai a fondo allora. Metti in ottava, tanto loro se ne vanno. Noi abbiamo strada libera per questi 88 km che rimangono prima di consegnare questo diesel. Il problema è che noi dovremmo far carburante. Non possiamo fregarlo un po' dalla cisterna che abbiamo qui dietro? No? Questo, penso che questo scotto vada a diesel, cioè non penso vada a benzina. Questo penso che andrà addirittura a petrolio grezzo. Quindi, cioè, nel senso... No, non si può, eh. Non si può. Guardalo qua, ti pare che questo camion può andare a diesel? Questo va proprio a carbone, va. Però, che camion, signori. Che camioncino. Oh, ecco un distributore, perfetto. Piccolo pit stop, guys. Facciamo il rifornimento. E sta a posto. Metti la freccia, tira la staccata, metti in ottava. Senti qua come facciamo ruggire questo motore. Mamma mia. Non serve riorientarsi, signorina. Ti ho detto che stiamo andando a fare rifornimento. Facciamo così. Tac. Spegni il motore. 1,29 euro. Ah, qua costa 20 centesimi in più rispetto al solito. L'abbiamo speso 1,09 euro l'ultimo rifornimento che abbiamo fatto all'inizio dello scorso viaggio, partendo da Barcellona per andare fino in Corugna. E infatti ci è costato leggermente di più. Vai. Ci mettiamo sempre un po' a prendere spunto in velocità. Andiamo così. Una pompatina alla radio, giusto perché almeno la sento. Perché sennò è inutile che ce l'ho se poi non la sento. Quindi vai così. E rimettiamoci in marcia per ripercorrere questi ultimi chilometri rimasti. No, non mi dica che c'è l'incidente. Ma non me ne sbatto le palle. Guarda come si fa, eh. Ciao belli. È stato un piacere. Vai. Ma ti pare che io mi posso fermare qua? Mi mancano 34 km. Secondo te io mi metto a fare la deviazione per 30 km che poi magari mi diventano tipo 120, che devo fare un giro della Madocina? Ma non ci penso minimamente. Ma stiamo scherzando? Assolutamente no. Mi faccio questi 29 km così, ti passo a fianco senza problemi, anche perché tu hai bloccato la strada. Ma io non so minimamente dove possa essere questo incidente. Che cosa è successo? Non ne ho la minima idea. Però quello che ho la minima idea è che qui davanti c'è un casello. Adesso non c'è nessuno. Possiamo prenderlo questo telepass? Per favore? Per favore? Sarà qua? Sì. Ah, ma in Portogallo... Ma in Portogallo non ci sono le sbarre. Vabbè, ma allora ragazzi, ma qua tavoletta. Cioè, nel senso, ma chi rallenta più? Ma qua tiro dritto, come se non ci fosse un domani. Tenersi a destra. Ah, ecco l'incidente. Che è successo? Uscire a destra. Si è fatto male alla faccia del cazzo. Ciao ragazzi. Mi raccomando, perché non partiamo? Che è successo? Non ci dovevamo fermare, mi sa, eh? Non mi dire che non mi fa passare. No, bestemmio, eh.
Ah no, perché mi sa ci sono le palle dell'elicottero. No, non mi dica che non mi fa passare. No, rosico. Rosico, ragazzi. Vai, 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 passiamo di qua. Passiamo di qua, a filo, a filo, a filo. A filo. A filo. Occhio, perché se ci prende zompiamo per l'aria, eh. Ma te pare che... cioè, devo sapere che cazzo sta a succede. Ragazzi, ma qua siamo bloccati. Non ci voglio credere, ragazzi. Non mi fa passare. Ma veramente. Vabbè, adesso siamo passati. Ci abbiamo perso 4 ore e mezza. Abbiamo perso. Cioè, ma veramente, oh. Si era buggato tutto. Si era buggato. Ma vammo riammazzato, va. Dovevamo arrivare prestissimo. Dovevamo arrivare. Ci abbiamo messo 7 ore e mezza. Mamma, ragazzi, oh, che panico. Che tra l'altro abbiamo perso anche sicuramente dei soldi. Perché abbiamo... si è buggato la... si è buggata anche l'anima. E abbiamo... abbiamo rovinato il semirimorchio. Oltre a fare i danni al camion. Ma vaffanculo, va. Ragazzi, scusate, cioè nel senso... so che volevate la merce in tempo, ma probabilmente... non ce l'abbiamo fatta perché... ci sono state delle complicazioni abbastanza importanti a quanto pare. Ci sentite? Siamo di qua, eccoci. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Senti, Portogallo... Portogallo a me già mi ha rotto i coglioni, io ve lo dico, eh. Cioè, eravamo a 24 minuti di rec, eravamo quasi arrivati. Adesso siamo a 38. Perché ho perso 4 anni e mezzo lì bloccato perché si stava buggando tutto. Ma dimmi tu per la madonna. Mamma mia, ammazzato. Oh, abbiamo finito. Basta. Mamma mia, il ritardo. Grazie al cazzo il ritardo, si è buggato tutto. Cioè, 24 minuti per il ritardo, ma ha tolto pure 2000. Ma andatevene a fare in culo. Allora, signori! È pazzesco, è pazzesco. Anche qua ci ho messo 4 ore e mezzo per registrarlo, questo episodio che doveva essere rapido, che stava per essere rapido. Signori, io vi saluto qui. Nel prossimo episodio assumeremo un autista, torneremo al nostro garage. Vediamo se c'è qualche viaggio verso... verso Bilbao, assolutamente no. Va bene ragazzi, allora ce ne torneremo a Bilbao. Prenderemo il nostro vecchio Scania. Lasceremo questo ad un nostro autista che assumeremo. E da lì vedremo un po' cosa fare. Signori, io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo episodio di Aero Truck Simulator 2. E ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi.